Buongiorno, io sono Chiara Cantoni, magister del MASCI Parma 8 e quest'oggi qui al parco dedicato a Don Tarcisio Beltrame Quattrocchi e a Padre Paolino Beltrame Quattrocchi, il MASCI in collaborazione con l'amministrazione comunale inaugurerà 15 nuove piante che sono state piantate di recente e che dedicheremo, intitoleremo a figure, cari familiari e amici che ci hanno anticipato nel nostro cammino, ecco, verso la tenda del padre. E crediamo che ecco, l'albero sia un elemento che richiami la vita e per questo oggi ci troviamo qui tutti insieme a celebrare la vita che continua e l'impegno della nostra comunità nella cittadinanza attiva in collaborazione con l'amministrazione comunale. E questo è il terzo di tre parchi che il MASCI ha già inaugurato nel corso degli anni. Pensiamo a quello dedicato alle aquile randagie, a quello qui attiguo dedicato alla persona a cui è dedicata la nostra comunità, Giovanni Vignali, e poi questo che abbiamo inaugurato questa primavera a queste due figure di religiosi molto importanti per la città di Parma. E queste 15 persone hanno rappresentato e hanno testimoniato con la loro vita i valori scout, il valore dell'impegno e del servizio. E le persone, i familiari che saranno qui presenti riceveranno anche un attestato di donazione, ecco, come simbolo di ringraziamento e della loro generosità. L'amministrazione comunale è rappresentata oggi dall'assessora Daria Jacopozzi e avremo anche presente il consigliere Ronzo Pinto che ci ha aiutato ecco, in questa avventura, che è sempre al nostro fianco e che ha reso possibile anche la bella realizzazione di questo evento. E ringraziamo anche tutto il team appunto dell'amministrazione comunale, la dottoressa Brugnoli, la dottoressa Bellan e tutto il team anche del cerimoniale del comune che è qui presente. Alla fine sarà anche un momento per noi appartenenti al MASCI di celebrare quella che noi chiamiamo la giornata del creato e dell'adulto scout, che è un momento che unisce tutti gli adulti scout d'Italia nel celebrare la cura per la nostra casa comune, che è la nostra terra. Prendersi cura della terra vuol dire non solo prendersi cura della natura, ma anche prendersi cura degli altri, delle persone che ci circondano, per un'eguaglianza sociale che porti, alla pace. Concluderemo tutti insieme con la benedizione impartita dal nostro assistente Don Crispino e con un momento di riflessione e di una preghiera per la pace che mai come in questo momento è urgente. E dopo il momento della celebrazione qui al parco ci sposteremo tutti insieme per un pranzo organizzato dal nostro movimento, dal Movimento MASCI, presso i locali della parrocchia di San Marco in via Casate Confaloniere, dove abbiamo organizzato appunto questo momento conviviale in stile scout. Ospiteremo appunto i vari familiari che sono qui oggi con noi e anche alcuni esponenti dell'amministrazione comunale. E siamo molto felici, ecco, di portare avanti ancora una volta questo progetto che ci unisce non solo come MASCI, ma anche con tutte le altre associazioni scout presenti sul territorio di Parma e anch'essi li sono invitati, ecco, per questo pranzo finale. E quindi ho potuto essere presente, ma purtroppo il sindaco ieri sera per motivi improrogabili non ha potuto venire, quindi sono contenta di esserci io, ma a lui è dispiaciuto molto perché si era preparato per questo momento. E quindi ecco, anche l'assessore De Vanna che doveva arrivare, ma comunque è responsabile dei parchi, vi ringrazia ed è molto contento di questa esperienza di collaborazione che sappiamo che per gli scout ha un costo. Grazie perché siamo qui, quindi vuol dire che queste due parole chiave che sono risuonate, insomma, comunità e cura, direi, possiamo dire, sono quelle che ci guidano in questo momento, ecco. Mi sembra di vedere questa comunità allargata in senso orizzontale tramite il patto di comunità, insomma, quindi tutte le associazioni scout presenti sul territorio, l'amministrazione, immagino magari anche altri volontari che insomma riuscite a coinvolgere, questa è una cosa bellissima. È anche diciamo una comunità in verticale, insomma, di generazioni differenti e in questo momento credo che essere capaci di costruire delle relazioni orizzontali e verticali, insomma, sia in termini generazionali, sia una delle sfide maggiori che non solo il nostro paese abbia, ma tutto il mondo.
Quindi grazie per questo e grazie proprio per la cura non solo dei luoghi, ma anche delle persone, di quelle che ci sono, di quelle che ci sono state e anche di quelle che ci saranno, perché prendersi cura oggi di quello che siamo, di quello che abbiamo, vuol dire poter consegnare alle nuove generazioni un creato bello. Ecco, so che oggi poi il Masci continuerà nella giornata dell'adulto, che comunque insomma si ferma a riflettere su uno dei temi insomma fondanti anche del movimento Laudato Si, insomma. E oggi penso più che mai la cura, questo ecologismo globale insomma ci interpella rispetto alla costruzione di un mondo di pace, una pace insomma con il creato che ci è stato donato, soprattutto tra noi, se non riusciamo a viverci come fratelli e sorelle non potremo portare avanti nulla. Credo che la cosa bella, pensando insomma anche che a quello che andremo a fare, così a noi familiari che abbiamo perso una persona cara, l'albero ti dà la possibilità di pensare che il tuo peso insomma possa essere trasformato in una linfa vitale, fisica per un albero, ma anche una linfa che si può diffondere tra di noi. Grazie. Grazie. Grazie, grazie alla Presidente della GESCI che ci ha detto delle parole veramente importantissime. E grazie intanto anche all'assessora Daria, grazie di nuovo a Roberta Vincini, io sono Chiara, magistra del Masci Parma 8, non vi ho ancora salutato ma ci sarà modo tra poco. Volevo anche gentilmente salutare il consigliere comunale Oronzo Pinto, e ecco, se vuole dirci anche lui due parole, lo volevo già ringraziare fin da adesso per la fattiva collaborazione, ecco, anche in questo senso, anche per questo parco. Prego. Buongiorno a tutti, dunque inizio portandovi i saluti dell'assessore De Vanna, e ha avuto un impegno che non poteva insomma rinviare, quindi si scusa fortemente, però è come se ci fosse, perché sì. Dunque io per tre ringraziamenti sarò molto semplice. Ringrazio il Masci, Chiara Cantoni e Luigi Vignoli, che ho avuto il piacere di conoscere, e per me è un piacere, grazie per l'invito. Ed è anche un onore essere qui. Ringrazio sempre il Masci per tutto l'impegno che ha profuso, perché questa operazione sembra semplice sulla carta, ma non lo è, perché ci vuole impegno e costanza, cosa che hanno abbastanza dimostrato nell'altro parco Giovanni Vignali, dove non solo hanno mostrato l'impegno per costituire un parco pieno di alberi, ma hanno dimostrato anche avere continuità nella cura, nell'attenzione. E il terzo ringraziamento, e poi concludo, è agli uffici, perché riprendendo quello che ho detto all'inizio, sembra semplice ma non lo è. Si sono impegnati dall'inizio fino alla fine, questo lo posso dire perché ho seguito, quindi e qui abbiamo una valida rappresentanza. Ecco, io ho concluso, grazie mille. Grazie. Ringraziamo Fabrizia, Emanuela e Francesca per questo patto di collaborazione, che lavorano in comune lavorano persone che nessuno vede, ma è fondamentale, senza di loro non succede nulla. Ecco, questo sì. Cioè. E grazie di nuovo, ecco, volevo lasciare la parola adesso velocemente al nostro Luigi Vignoli, appunto una delle figure che si è impegnato insieme al Masci per la realizzazione e la piantumazione di queste nuove 15 piante che poi andremo a diciamo, inaugurare, a intitolare, e vedete che ogni pianta riporta appunto il nominativo, ecco, della figura a cui è stato intitolato. E, prego Luigi, se vuoi dirci due parole su questo parco, che è uno dei 3/4 parchi che come Masci abbiamo in questi anni inaugurato e intitolato. Credo che faccia parte proprio del DNA dello scautismo il cercare di lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e poi BP parla di buon cittadino e buon cristiano. Per cui questa collaborazione che il movimento degli adulti scout, ma non solo, perché il movimento degli adulti scout ha coinvolto tutte le altre associazioni scout, grandi e piccoli, presenti a Parma, possa essere una piccola testimonianza
di un impegno. Io ricordo quando abbiamo ricordato le due nostre aquile randagie, Don Ennio Bonati, Giampaolo Mora, quando abbiamo intitolato il primo parco a Barriera d'Azeglio, scusate, a Barriera Bixio, già ecco, era nato in noi ecco, questo nostro impegno. Successivamente il parco Giovanni Vignali, dove sono presenti 72 alberi che ricordano altrettanti fratelli che sono in cielo, è stata un'altra cosa molto importante, che non ha visto soltanto l'innaffiatura una volta alla settimana, ma soprattutto nel periodo estivo c'è stata un'innaffiatura molto più frequente. E adesso, vedendolo anche voi, potete praticamente vedere questi alberi che stanno crescendo. Sarà una piccola testimonianza che lasciamo alle persone che verranno dopo di noi. Nello scautismo ci si insegnano che noi dobbiamo lavorare per il futuro, per cui ci sarà qualcun altro che ne godrà. Quando ci è stato proposto di dedicare questo albero a padre Paolino Beltrami, a Don Tarcisio, ci siamo resi conto che probabilmente qualche altra disponibilità c'era per persone che dove avevamo messo Marco Vignali, perché non c'era posto. Per cui questi nuovi 15 alberi, ecco, sono quello che era rimasto in sospeso, in più altre persone che ci hanno lasciato recentemente, che ci interessava, ci tenevamo particolarmente che fossero presenti qua, che crescessero e che noi avessimo questa attenzione per loro. Il grazie che io voglio dire veramente all'amministrazione per questa stima e fiducia che ho avuto nei confronti del MASCI. Non posso dimenticarmi il cammino che abbiamo fatto in tutti questi anni con a fianco Oronzo. Io l'ho sentito più che un assessore, l'ho sentito un amico, consigliere, l'ho sentito un amico, che ci ha risolto tantissimi problemi, soprattutto anche nel parco Vignali. Per cui è veramente il minimo, no? BP dice: un dono non ti appartiene finché non hai ringraziato. Ecco, adesso è nostro perché ti abbiamo ringraziato. Sì. Luigi, ecco, poi io volevo spendere ancora due brevissime parole e aggiungere una cosa che per noi del MASCI è molto importante, che è anche la collaborazione con tutte le altre associazioni scout del territorio di Parma, che collaborano con noi appunto nella cura e nella manutenzione di questi parchi, a partire da questo parco dedicato appunto a padre Paolino e Don Tarcisio Beltrame Quattrocchi, al parco Vignali e al parco dedicato alle aquile randagie. Quindi questa collaborazione trasversale interassociativa delle varie associazioni scout presenti sul territorio, la GESCI, il MASCI, il CNJ, di cui abbiamo qui anche alcuni rappresentanti, ma anche la FESI, l'AISA, gli scout avventisti, ecco, per noi è un modo non solo di occuparci ecco, di una realtà cittadina, del verde pubblico, di curarlo, ma anche di trasmettere ai giovani e tramite queste associazioni scout sul territorio un impegno di cittadinanza attiva che vogliamo che prosegua, ecco, e fa del nostro cammino un impegno concreto e costante. Ecco, infine, così per concludere, poi passeremo alla consegna di alcuni attestati di donazione alle famiglie qui presenti che si sono, ecco, hanno avuto il piacere di presenziare la celebrazione di oggi. Volevo semplicemente ecco, concludere dicendo che alla fine della celebrazione sarà anche un momento per noi del MASCI per celebrare quello che si accennava prima, la giornata del creato. Ecco, il MASCI aderisce con grande convinzione al movimento agli ideali della Laudato Si, quindi alla cura del creato, che non è solo la cura della natura, ma anche prendersi cura delle persone che abbiamo a fianco, quindi una cura anche al sociale, alle persone più disagiate, in modo che ci sia uguaglianza tra tutti. E come prima cosa pensiamo che sia ovviamente prendersi cura anche del creato, dell'ambiente che ci circonda, sia uno dei primi passi per garantire anche l'uguaglianza sociale. Il MASCI lo festeggia il 2 di ottobre, noi lo festeggiamo oggi, ma tanto questo nulla ci vieta di farlo qui oggi tutti insieme. Quindi io concluderei e passerei.
Prego. Prima di dare gli attestati, siccome poi la stampa deve andare via, noi ci mettiamo alle vostre spalle, così facciamo una foto tutti insieme. Cioè, noi sei, ci giriamo, voi rimanete, se magari riuscite. Per vedere che loro sono lì, media. Se no, va bene. Venite qua, sta forza. Potete sorridere se vi scappa, eh? Andiamo! Esatto! Fermi! Un attimo che devo fare la ripresa. Fermi un secondo. Non è la foto, la ripresa. No, ci vuole un po' più di tempo. Deve fare l'immagine. Intanto sorridete, che siete belli. Si è già fatto, l'ho visto. Ok, grazie. Avete fatto? Ma va, grazie a voi. Andiamo alla freccia, dobbiamo provarci. E da Vorremmo procedere alla consegna di questi attestati ai familiari e alle persone che si sono appunto prodigate per questo albero, che già ringraziamo fin da ora per la loro presenza qua. E, ecco, è un piccolo gesto, un piccolo così simbolo di ringraziamento da parte di tutti noi. E io comincerei con la famiglia di Samuele. E abbiamo qui sua mamma, appunto, Roberta Vincini, che è la presidente nazionale della GESCI, e di suo marito Leo. E Samuele Guadagno era un capo scout del Modena di Nonantola, e tragicamente scomparso quest'estate vicino ai giorni di Ferragosto, durante una escursione in montagna. Ecco, adesso l'assessora Jacopozzi consegnerà questo attestato ai suoi genitori. Grazie. Gli alberi, ecco, come avete visto, poi dietro l'attestato c'è una piccola cartina con indicato un numero, con appunto il nominativo a cui è stato dedicato questa essenza arborea, questo albero. Così rimarrà, ecco, identificabile e sempre così individuabile, ecco, questo albero, di cui tutti noi ci prenderemo cura. E come abbiamo detto prima, appunto, gli alberi sono il segno della vita che continua e dell'impegno di tutti noi ne prenderne cura. E ora consegneremo l'attestato di Enrico Dalmastri, che è il capo fondatore del movimento Adulti Scout Cattolici e della comunità dei foulard bianchi della nostra regione, dell'Emilia Romagna, nonché formatore regionale e nazionale dell'ASCI e della GESCI. Ecco, qui abbiamo una delega, Luigi Vignoli lo ritirerà tramite questa delega e poi lo consegnerà ai familiari di Enrico Dalmastri. Prego. Non essendo potuti venire, ecco, qui quest'oggi, lo ritirerà per delega il nostro Luigi. Grazie. E passiamo poi a Michele Grossi, responsabile della regionale della comunità Foulard Bianchi e capo fondatore degli Scout Europa, sempre della nostra regione, nonché stretto collaboratore di Enrico Dalmastri, detto anche Medit, scusate l'accento, e chiamiamo qui Lina Grossi a ritirarlo e la famiglia, appunto, che è qui presente. Grazie Lina. Sì, poi le facciamo alla fine.
Ecco, qui passiamo ad altri scout, Giampaolo Jacopozzi e Bianca Galli. E abbiamo qui la famiglia, c'è Francesco, ecco qui dobbiamo ritirarlo, scout del gruppo Ash Pharma 5 e Pharma 2, con la proposta da diversi anni anche di padre Paolino e Don Tarciso, i genitori dell'assessora Daria. E si sono conosciuti, dicevi, proprio negli scout. Bene, un'amica, una cara amica qui presente. Buongiorno, ben arrivata. E passiamo a Franca Serventi, una delle prime guide dell'AGI di Parma, sempre vicina al movimento scout Parma, Pisa e Bologna, impegnata sempre nei servizi di supporto al movimento scout. Abbiamo qui Alessandro Volta, il papà. Anche lei amica della mamma. Sì, no, dico solo che la mamma la conoscevano tutti perché facendo il centro fornitore tutti passavano da lì. Quindi lei conosceva tutti, aveva molta memoria e tutti conoscevano lei. Ieri nella scatola che ci ha lasciato delle cose importanti ho trovato la sua tessera dell'AGI. E sì, infatti non me l'aspettavo perché ho visto che il numero nazionale della sua tessera del 46 è 1221, perché l'AGI era appena nata da un annetto, quindi non ce l'aveva mai detto che era stata una delle prime 1000 scout d'Italia, per cui questa occasione è servita anche per ricordare queste cose. Grazie a tutti. Grazie. Noi dobbiamo ringraziare anche Alessandro perché grazie a un nuovo impegno si è preso, fatto nascere un nuovo gruppo scout a Pannocchia e quindi Alessandro inizia un nuovo percorso scout a Parma. Parma 10, quindi un applauso al Parma 10, un tifo perché per i giovani è fondamentale. Grazie anche al papà, grazie perché ha un figlio, dei figli bravissimi e quindi siamo molto contenti. Tutti scout, sempre scout. E ora passiamo a Ennio Mavilla, rover e capo del gruppo Parma 5, collaboratore anche nel Parma 8, e abbiamo Elisabetta che verrà a ritirare l'attestato di donazione con la sua famiglia. Seguiamo con Ferdinando Testi, sempre rover e capo nel gruppo Gesci Parma 5, collaboratore per diversi anni con il commissariato provinciale Asci di Parma nei servizi logistici, e chiamiamo Elisa Testi e la sua famiglia. Il prossimo albero è dedicato a Luigi Ablondi, medico durante il periodo della pandemia di Covid-19. Ecco, abbiamo qui Ida e la sua figlia. Ecco Claudia. Un altro medico, Vincenzo Frontera, sempre purtroppo deceduto durante la pandemia di Covid, e collaboratore del gruppo Parma 8. Abbiamo qua il nostro carissimo Marco, insieme a tutta la sua famiglia, l'Anna e i suoi familiari, a Chiara e tutti i familiari. Passiamo a Danilo De Rossi, amico fraterno e molto vicino a padre Paolino e Don Tarcisio,
abbiamo la figlia Cecilia De Rossio. Duilio Assandri, scout nel reparto Asci Parma 1 negli anni 40-50, quindi andiamo proprio agli albori, che ha testimoniato la sua promessa scout anche nel servizio all'Urco e all'Unitassi, e abbiamo qui i suoi figli. Sandra e Alberto, eccoli. Passiamo a Rossella Mazzoni, è stata una guida nel riparto Agi Parma 2, e abbiamo qui Carlo Botti a ritirare suo marito. Adolfo Saccenti, primo capo riparto del Parma 1, addirittura nel 1924, il reparto Cardinal Ferrari. Abbiamo qua Carlo e Giovanni, i figli Saccenti. E poi avremo Don Adelmo Monica, che sono gli ultimi alberi là in fondo. E Don Adelmo Monica è stato assistente ecclesiastico per oltre 40 anni del gruppo Agesci Parma 6. E abbiamo qua Cristian Catellani, capogruppo del Parma 6, che ritirerà l'attestato. Dulcis in fundo, last but not least, dicono gli inglesi, visto che padre parla inglese, mettiamo inglese, Don Severino Petazzini, assistente ecclesiastico dell'Agi Parma 1 e dell'Asci Parma 2, e ritireranno l'attestato la famiglia Petazzini. C'è qualcuno? Forse? Allora in delega lo ritirerà Attilio, che abbiamo qua di fianco, prego. Allora, gentilmente, prima di concludere col momento finale di questa celebrazione, se ci spostiamo un attimo come prima, con esatto, solo coloro che hanno l'attestato, se gentilmente si posizionano qua davanti, facciamo una foto per la stampa. 3 secondi proprio, poi finiamo e concludiamo. Grazie.
i soldi. Ma guarda, stamattina che li tiro questo sole. Eccoci a passare alla benedizione, ma molto prima di benedire vorrei ringraziare tutte le istituzioni qui e le persone che hanno fatto sì che questa giornata fosse così meravigliosa. Dio presente, noi presenti, è una giornata storica dove ci stiamo ricordando di tante figure. Ho degli amici che hanno collaborato in modo o l'altro alla vita cittadina, ma anche alla vita degli scout qui a Parma, ma non solo a Parma, in regione, ma anche in Italia. Detto questo, una parola chiave che fa da ponte tra i discorsi che noi abbiamo sentito, ringraziamenti, è la parola vita. Siamo volentieri per poter curare, senza dimenticare tutte quelle persone care che abbiamo conosciuto, che hanno fatto tanto per noi. Ogni dietro pianta, sotto una pianta c'è un nome. Ogni pianta porta un nome. Dire nome vuol dire una persona. Dire una persona vuol dire pensare a tutto il suo operato, a tutto il suo servizio, a tutta la sua vita. E oggi questa vita la portiamo avanti. Le piante sono state messe giù e poi qualcuno è passato più spesso a curare. Ci auguriamo di essere ancora in tanti, coltivare questa sensibilità. Luigi diceva, è nella ADN degli scout di poter prendersi cura del mondo e lasciarlo più pulito, più meglio di quanto e come l'abbiamo trovato. E torniamo alla Sacra Scrittura. Il nostro Papa ci invita molto a questo. Ci auguriamo allora di portare questo insegnamento, le parole belle, le testimonianze nei nostri cuori, in tale modo che di volta in volta non solo ci fermiamo a questo parco, ma che ci sia una continuità, partendo anche da dove abitiamo, dove c'è un angolo verde, va curato e non trascurato. E dove ci sono le persone vanno anche curate, non trascurate, perché rischiamo di curare solo le piante senza prenderci cura di noi stessi persone. Noi facciamo parte del macrosistema, quindi curiamoci, curiamo le piante, curiamo il creato. Padre buono, che hai affidato all'uomo la terra da coltivare e custodire, allontana da questo spazio, da ogni parte della nostra città, il flagello delle tempeste e ogni altra sciagura. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di questa acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e delle nostre origini, dall'acqua e dallo spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Tu che sei fonte di ogni bene, ti invitiamo e ti preghiamo di assistere e di proteggere con la tua santa benedizione i tuoi figli qui presenti e il parco che noi abbiamo curato e che cureremo ancora. Rendilo sempre fecondo, rendi questo capolavoro fecondo, che il tuo volto si manifesti e che la tua gloria in mezzo a noi sia sempre tangibile, oggi, domani e per sempre, tu che viverei nei secoli dei secoli. Amen.
tutti i cari che sono già in cielo, l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua e riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua e riposi in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie. Auguri a tutti e buon proseguo. Grazie Don Cristino, grazie mille. Allora adesso, prima dei saluti finali, ringraziamo ancora Don Crispino. Chi ha il libretto, il foglietto che abbiamo consegnato all'inizio della celebrazione, volevamo molto brevemente, come Masci, appunto come dicevamo prima, riflettere un minuto sul creato, quindi sulla cura del creato. E quest'anno il tema della cura della giornata del creato dell'adulto scout è dalla sorgente al mare, che la giustizia e la pace scorrono. Quindi non c'è tema, diciamo, più attuale di quello della pace. Grazie Don Cristino, arrivederci presto. Non c'è tema della pace più attuale, ecco, purtroppo dei tempi che stiamo attraversando adesso. E in questo difficile momento della storia, tra pandemie e guerre, si rischia di far passare in secondo piano l'urgenza per la salvezza ambientale e umana del nostro pianeta. Il MASCI vuole rilanciare l'attenzione all'ecologia integrale di Papa Francesco, perché solo tutti insieme, compiendo piccoli passi di conversione del nostro stile di vita, possiamo cambiare davvero questo nostro mondo e offrire un futuro alle prossime generazioni. Questa urgenza ci invita ad ascoltare la voce del creato, mettendoci in preghiera e attivandoci con azioni concrete a tutela della nostra casa comune, per rispondere con responsabilità a questa chiamata. Ecco, quindi oggi, lontano dal frastuono, in un luogo verde e silenzioso, vogliamo riflettere appunto su questi temi. Il tema dell'acqua ci richiama, appunto, diceva Don Crispino prima, il tema della vita. Siamo come acqua, anche noi siamo come acqua. Non c'è un momento in cui siamo uguali a quello precedente. Il nostro fare esperienze, il nostro incontrare gli altri, il nostro scorrere la vita nel tempo e nello spazio ci trasformano, se ci lasciamo mettere in movimento da ciò che accade dentro e fuori di noi. Anche noi siamo come acqua, quando non ci intestardiamo a proseguire su una strada, pur sapendo che non ci porterà laddove siamo attesi. Quando reagiamo con creatività davanti ai problemi e troviamo nuove vie per essere ciò che siamo chiamati ad essere. Quando con costanza sperimentiamo, sbagliamo e sperimentiamo ancora. Anche noi siamo come acqua. Possiamo far male, ferire, distruggere tutto quanto abbiamo intorno. Oppure possiamo scegliere di essere vita per chi ci circonda, fonte di gioia per chi incontriamo. Un invito ad essere come acqua ci viene anche da Papa Francesco. Dio vuole che regni la giustizia, che è essenziale per la nostra vita di figli, come l'acqua lo è per la nostra sopravvivenza. Il nostro augurio a tutti noi qui riuniti è quello di essere come torrenti che sgorgano dalla fonte e scorrono di giustizia e di pace. E poi, per chi vorrà, abbiamo messo qui nel libretto un passo del Laudato Si, se c'è tempo possiamo leggerlo, altrimenti passiamo anche alla preghiera della pace, che possiamo recitare tutti insieme. Ecco, prima della preghiera della pace, così una riflessione anche sulle parole del nostro fondatore, del fondatore del movimento scout, Padre Paue, che in altri termini diceva anche lui la stessa cosa, ovvero che ogni uomo e donna che partecipano al nostro lavoro compie un'opera che tende sia nel principio che nei dettagli a umanizzare il mondo,
a rendere il più alto servizio, contribuendo a compiere ciò che Dio ha chiesto, il suo regno di pace e buona volontà tra gli uomini. Il nostro servizio è la nostra pace con gli altri. Ecco, se vogliamo adesso recitare tutti insieme questa preghiera per la pace, come dicevamo prima, ecco, pensando a tutti i conflitti che imperversano sul nostro pianeta, in particolare a quello arabo-israeliano che si è inasprito in questi giorni purtroppo, ma anche pensando a tutte le guerre. E penso che questo momento di preghiera sia un momento necessario e importante. Tutti insieme. Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica. Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze, tanti momenti di ostilità versato, le vite spezzate, tante speranze seppellite, ma i nostri sforzi vani. Ora, Signore, aiuta. Tu la pace, guidaci tu verso la pace, apri i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra. Guerra, tutto è distrutto. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio d'Abramo e dei profeti, Dio che ci hai creato, chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere artigiani della pace, donaci la capacità di guardare i che incontriamo sul nostro cammino, rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia, le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza, compiere con perseveranza scelte di pace e di riconciliazione, perché vivi nella pace e che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio. Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i nostri cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre fratello e lo stile della nostra vita. Shalom, pace, salve. Amen. Ecco, parola a Francesco, questa preghiera della pace l'ha scritta lui. Se qualcuno adesso volesse aiutarmi a intonare il canto finale, tipo Alessandro Volta o qualche vecchio scout o nuovo scout, anche Dario, chiuderei questo momento con il canto insieme. Insieme abbiamo marciato mille strade non battute, insieme abbiamo raccolto un fiore sull'orlo di una rupe. Insieme è un motto di fraternità, insieme nel bene crediamo. Insieme abbiamo preso ciò che il libro non ha dito, abbiamo appreso che l'amore è il senso della vita. Insieme, insieme è il motto di fraternità, insieme nel bene crediamo. Grazie a tutti. Thank you.
mettete un eccellente crudo di 30 mesi, gentilmente offerto, diciamo offerto perché regalato è una brutta parola, dalla Fratelli Galloni di Langhierano, che come nella precedente occasione anche oggi è stato magistralmente affettato da questo signore, che, essendo nonno di due lupetti, è in famiglia. Grazie signore. La riguarderò più attentamente e vedo quello che posso fare. Venga il tal giorno che ci sono, poi non c'era. Lei mi aveva fatto delle promesse, perché io gli ho detto guardi che io vado al TAR.